pochissimi, volevo trattare due argomenti, ne tratterò probabilmente, anzi certamente solo uno, anche se quello che non tratterò mi interessa molto, e che si riferisce al fatto che dopo gli esodati della legge Fornero, oggi esistono gli esodati del sistema sanitario, e gli esodati del sistema sanitario sono gli anziani, no? Gli anziani cronici, quelli che hanno malattie croniche, quindi che devono essere spostati dai diritti sicuri in qualche modo della sanità, vengono sbattuti fuori dalla sanità, no? E considerati semplicemente socio assistenziali. È un tema grandissimo, altri spero che ci interverranno, ma purtroppo non ho il tempo. Mentre invece io mi volevo focalizzare, aprendo una finestra rispetto ai discorsi generali che sono già stati fatti, e manca quello di Maciocco, insomma arriverà, per aprire una finestra sulla situazione emiliana, no? Nel senso che nella vicenda, nel dramma che stiamo vivendo, l'attacco al Servizio Sanitario Nazionale universalistico, solidaristico, la regione Emilia-Romagna non è trascinata per i capelli suo malgrado, no, la regione Emilia-Romagna è al primo posto, e questo non ci deve migliorare, perché purtroppo, questo è un libro di Dardot e Laval che bisognerebbe leggere, la manifestazione più esemplare della razionalità neoliberista è l'evoluzione delle pratiche dei governi che da 30 anni si dichiarano di sinistra, pur conducendo una politica molto simile, anzi completamente simile alla destra. La sinistra moderna è quella che ammette che la principale, se non la unica fonte di ricchezza e di crescita è l'impresa privata, sembra di sentire il nostro Bonaccini. Dunque, in Emilia Romagna domina il fascino arrogante del neoliberismo targato Errani Bonaccini. Bonaccini è solo l'ultimo arrivato, perché da tempo Errani persegue questa strategia, e cioè di dare l'addio all'universalismo, non perché l'hanno inventato loro, perché sono intelligenti, perché hanno fatto riflettere, ma in realtà stanno ripetendo cose vecchissime. Basterebbe leggere il manifesto di Tony Blair e Gerhard Schröder del 1999 e troviamo tutto quello che ci viene ammannito dalla regione Emilia Romagna, i Bonaccini, i Venturi, prima Errani, nel senso che bisogna flessibilizzare il lavoro, bisogna abbassare gli imposti ovviamente ai ricchi, non ai poveri, bisogna ridurre il ruolo dello Stato, è la vecchia frase di Reagan, no? Bisogna affamare lo Stato, siamo al 1970, e insomma la principale fattore che bisogna seguire, che ci salverà, è l'impresa privata. E quindi trovate delle affermazioni che dovrebbero scandalizzare, no? Ma ormai vengono fatte liberamente, nessuno si scandalizza più, fatte da uomini che stanno pretendendo di rappresentare la sinistra. Sentite cosa dice Bonaccini: porte spalancate al privato, non solo nella gestione sociale, perché lì già hanno spalancato tutto proprio, ma anche nella sanità. Bisogna arrivare a un pubblico che controlla di più, ammesso che ci riesca, ma non ci riesce, e un privato che gestisce di più, cioè che gestisce tutto. Dobbiamo andare oltre le ideologie. E a proposito dei tagli, sulla sanità io sono fra quelli che sostengono che non è un taglio, 2 miliardi e 4, i 4 miliardi del 2017, eccetera, è un minore incremento. E sui fondi integrativi è una sfida da accettare, la regione non può semplicemente stare a guardare, quasi si trattasse di uno sport che non la riguarda, bisogna essere dentro queste cose. E si è scelta Bonaccini una vicepresidente, tale Isabetta Gualmini, assessore al welfare, la quale dichiara che il welfare si sostiene solo col privato. Lei lo dice da 15 anni, per questo Bonaccini la recuperata e l'ha fatta vicepresidenza. Senza privato si muore, caro. Quindi è una via obbligata. E Sergio Ventura, che è un tecnico fatto assessore alla sanità, la vera novità oggi non riguarda più il sociale, riguarda la sanità, dove una vera integrazione col privato non c'è mai stata. Siamo fermi a 30 anni fa, anzi, il privato ha sempre una funzione ancillare rispetto al pubblico, occupandosi di servizi non di pregio come la lungodegenza, oppure superare pregiudizi e ideologie, dove la frase molto interessante è quando questo signor Ventura, che è un tecnico, dichiara
che i servizi per la lunga degenza non sono di pregio. Dopo gli anziani che hanno malattie croniche, eccetera, non è pregio, perché il pregio riguarda solo altre cose. Ma in realtà c'è da aggiungere che la Regione Emilia non ha aspettato Feder Meccanica per realizzare la sua strategia, perché il nostro Errani nel 2009, tanto per saggiare la situazione, cosa ha fatto Errani? Ha stipulato un contratto con le assicurazioni generali per assicurare ai suoi dipendenti, con i soldi di tutti noi, dando un contributo di 170 euro per ognuno dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna che si assicuravano, 170 euro, poi il dipendente doveva mettere 150 euro e se voleva garantire anche questo alla moglie doveva mettere altri 100 euro e ai figli altri 100 euro. Comunque, l'ha già fatto nel 2009 Errani per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna e questo contratto è stato rinnovato, guarda caso, con Unipol Sanità nel 2004 per un importo di quasi 1 miliardo, come era l'importo precedente. Ora, che Federmeccanica segua questa linea nei contratti aziendali, al limite fa i suoi giochi, ma che una Regione Emilia-Romagna che gestisce lei il servizio sanitario nazionale e che addirittura assicuri ai suoi dipendenti un'assicurazione integrativa, è uno scandalo e probabilmente anche un reato, a mio giudizio. Non c'è conflitto di interesse, tu gestisci il servizio sanitario nazionale e ai tuoi dipendenti dai soldi perché si facciano un'assicurazione, ma c'è qualcosa di più perverso di una cosa del genere? Non è forse questo un danno erariale? Anche perché un'azienda sociosanitaria, i poveri e vergognosi di Bologna, che oggi sono confluiti in un'unica grande ASP comunale, aveva fatto la stessa operazione, qualcuno l'ha segnalato alla Corte dei Conti e la Corte dei Conti ha messo una sentenza costringendo il Consiglio di Amministrazione nel 2012, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale a rinfondere lui i soldi che erano stati spesi fino ad ora. Caro Alleva e cara Sensoli, forse bisognerà fare una verifica in Regione, perché a me io potrei molto se Errani rifondesse 1 milione di euro per quelli che sono stati dati ai propri dipendenti con la spesa di tutti noi. Sì. Una domanda sorge spontanea, ma a chi risponde la Giunta Bonaccini? Ai cittadini o alle grandi lobby economiche e finanziarie? Grazie.